Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Virginia Raggi, sindaco di Roma, critica ancora una volta Matteo Salvini e dice: stia al suo posto, Roma non ha bisogno di lui. Beh, sinceramente Roma non ha bisogno della Raggi, potremmo dire, non di Salvini, perché fino a prova contraria sta governando lei. E il disastro a Roma è sotto gli occhi di tutti, e specialmente dei romani, che dicono di non aver mai visto in vita loro un degrado del genere. Altro che il vento del cambiamento, che titolavano anche i giornali stranieri, arrivata una sindaca che farà, che dirà. E in effetti abbiamo visto tutti quello che è sotto gli occhi dell'Italia e del mondo a Roma, purtroppo. E la signora Raggi dice: Salvini è una persona che è stata 30 anni in politica, ha iniziato con lo slogan Roma ladrona. Peraltro, ricordo che lui ha un debituccio di 49 milioni di euro non pagati, che stia al suo posto, Roma non ha bisogno di lui. Ma io consiglierei a Matteo Salvini di denunciare per diffamazione questa signora, perché in realtà Matteo Salvini non ha nessun debito da 49 milioni. Quello che sta dicendo Virginia Raggi è calunnia e diffamazione. Casomai il partito gestito da altri, dove ovviamente lui faceva parte di questo partito, ma accusare Matteo Salvini dei 49 milioni è sciocco. È come se voi lavorate in un supermercato alla cassa e arrestano il direttore perché rubava e dicono: beh, rubavi anche tu perché anche tu lavoravi nel supermercato. E come? Capite che è una sciocchezza dire fare questo paragone. Ecco. Quindi, peraltro, ricordo che lui ha un debito di 49 milioni di euro non pagati. Io consiglierei appunto a Matteo Salvini e al suo staff di legali di procedere per vie legali. Così Virginia Raggi risponde a Di Martedì a una domanda di Giovanni Floris sull'ipotesi che il leader della Lega Matteo Salvini possa puntare a eleggere un leghista a sindaco della capitale. E in merito all'ipotesi che possa candidarsi Giorgia Meloni, ha sottolineato: ricordiamoci che hanno avuto la loro chance e hanno lasciato devastazione. Parliamo di persone che si sono cambiate la camicia nera, ma sono sempre loro. Ma intanto Giorgia Meloni non è interessata a correre per il comune di Roma. Adesso è alla guida del terzo, in alcuni casi quarto, secondo i sondaggi, partito in Italia, dove alcuni la danno sopra il 16%, addirittura una percentuale più alta, mai raggiunta dalla destra italiana, che aveva raggiunto con Gianfranco Fini il 15,99% proprio tanti anni fa. Quindi nei sondaggi Giorgia Meloni ha superato anche Fini. E quindi non credo sia proprio interessata ad andare a fare il sindaco di Roma, il capo del terzo partito italiano. Sul fatto che hanno cambiato la camicia nera, ma sono sempre loro, in realtà voi sapete che il disciolto Partito Nazionale Fascista è costituzionalmente impossibile ricostituirlo, è proprio vietato da una delle ultime norme della Costituzione che dice: è vietato la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto PNF, Partito Nazionale Fascista. Ovviamente si è chiamato il vecchio partito fascista, si è cambiato diversi nomi, da Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale, e quindi Fiamma Tricolore, eccetera, eccetera. Quindi sì, quello che dice è reale: hanno cambiato la camicia nera, ma sono sempre loro. Però attenzione, per la Raggi questo è un insulto, per chi milita in alcuni partiti non è certo un insulto. Questa è la realtà, per non stare qui a raccontarci la storia del mago. Intanto la Raggi commenta anche una presunta battuta di Nicola Zingaretti, che avrebbe detto che se dovesse ricandidarsi sarebbe una minaccia per i romani. E
E questo Zingaretti ha assolutamente, assolutamente ragione. La candidatura della Raggi, dopo quello che è successo a Roma, altro che minaccia. Non so realmente se i romani vogliano nuovamente come sindaco Virginia Raggi. Quali successi ha avuto? Nessuno. I demeriti sono invece un lungo elenco. Sappiamo che Beppe Grillo aveva fatto anche un sito per inneggiare e ricordare tutte le grandi cose che ha fatto Virginia Raggi, ma sono quelle cose che fanno praticamente tutti i sindaci d'Italia, non so, rifare la copertura del campo da tennis, pitturare le strisce pedonali, mettere i cartelli, non so, comprare 10 autobus, e che Beppe Grillo abbia fatto addirittura un sito dove elencare tutte le cose che ha fatto Virginia Raggi, risulta alquanto curioso, ma vediamo che Giorgia Meloni ha rilasciato, poi è andata anche ospite da Maurizio Costanzo, e ha parlato anche della sua vita privata, e lei dice: provo indifferenza per mio padre, devo tutto a mia madre. Quindi un'intervista non politica, ma un qualcosa di diverso, ospite appunto da Maurizio Costanzo. Quindi dopo Emanuele Filiberto di Savoia, Luigi Di Maio, Elena Santarelli, Tommaso Paradiso, e per citarne solo alcuni, anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, passa da Maurizio Costanzo. E una lunga chiacchierata nella quale i temi politici sono stati realmente marginali. L'intervista andrà in onda proprio oggi, è andata in onda oggi, diciamo, nella nottata di ieri, in seconda serata su Canale 5. Parlano anche della malattia recente, tema che ovviamente ha monopolizzato gli ultimi mesi completamente in Italia, ma non solo in Italia. Con polemiche sull'operato del governo. Meloni criticata, come Giuseppe Conte e il suo esecutivo hanno gestito l'emergenza, e non nasconde la sua preoccupazione per il futuro del nostro paese, soprattutto dice per l'economia più che per la crisi sanitaria. C'è anche un rischio di seconda ondata, e sono le conseguenze gravi che portano all'economia, perché in sostanza Giorgia Meloni dice che lo Stato italiano, il governo, il paese non può più reggere un altro lockdown. Questo è fuori di ogni dubbio. Quindi la paura più grande non è quella sanitaria, ma è quella economica, perché una chiusura marzo-aprile che ha distrutto già l'economia, il tessuto sociale del paese. Un'altra serrata simile, non è possibile farla, proprio perché già un'economia distrutta con un'altra chiusura provocherebbe dei rischi enormi di tenuta sociale, maggiori di quelli che ci sono adesso, e poi provocherebbe comunque l'eliminazione della nostra economia. Quindi da lì poi una ripresa con un'economia completamente distrutta è un qualcosa di veramente tragico. Poi la Meloni affronta anche temi personali, parla dei suoi genitori e dice: non sono riuscita a odiare mio padre, ho provato sempre indifferenza per lui, mi sono rammaricata del fatto di non aver provato una grande emozione per lui, nemmeno quando è morto. Ho rotto i rapporti quando avevo 11 anni, invece a mia madre devo tutto. Ha cresciuto due figli da solo. Da sempre contraria alla legalizzazione delle droghe, Giorgia Meloni ha dichiarato con orgoglio di non avere mai fatto uso, nemmeno in passato. Non ho mai voluto provare la droga per anticonformismo, mai fumato uno spinello. Lo facevano tutti. Secondo me sei alternativo se non fumi le canne. E poi Giorgia Meloni guarda al futuro,
E spera e dice: cosa voglio fare da grande? Dice: un mio grande sogno è fare la radio. Amo la dimensione della radio, io l'adoro, anche se non credo di avere una voce radiofonica. Vediamo, c'era un'altra notizia, ma è andata persa nei meandri del tempo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.